Caricodisti, buongiorno, eccoci qua, nuovo video articolo tecnico, squadra corse caricodisti.it, video articolo tecnico, Segway 9-Boot-1, come, cos'è, com'è, come cacchio faccio e che manutenzione ha? Signori, allora, siamo partiti, vi abbiamo promesso un test long run ed eccoci arrivati alla soglia dei 400 km. Ci siamo sparati 400 km sul Segway 9-Boot-1, veramente spettacolare. E poi nell'esattezza vediamo i chilometri esatti. Adesso è spento, non lo possiamo accendere, poi dopo il software ce li darà. E in un mesetto di attività questo è il prodotto, come siamo riusciti a distruggerlo. E nonostante un impegno, ma vi dico serio, 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 ma serio, 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 il prodotto praticamente è innumerevoli tome. Dobbiamo essere sinceri, non vi diciamo che è pari al nuovo, ma non è che sia proprio rovinato seriamente. L'unica cosa, le innumerevoli tome sono visibili su questo ciompolone di gomma, che tra l'altro è acquistabile come pezzo di ricambio, per esempio questo è quello dall'altra parte, quindi si può cambiare il pezzo di ricambio, è prodotto autonomo. Comunque questo è il prodotto e noi abbiamo provveduto ad aprirlo completamente. Allora, ovviamente, come abbiamo mostrato nel nostro test long run, siamo anche andati a fare fuoristrada. Non contenti, ci siamo cimentati nel fuoristrada bagnato. Gliene abbiamo combinate di ogni, ma veramente nel fango bagnato. Ma delle cose che, ragazzi, da non credere, ovviamente nel fango bagnato il prodotto va giù, non monoruota, spesso vai per terra. Comunque, gliene abbiamo fatte di ogni, il prodotto non ha mai mollato, non è mai andato in corto, non, ma è proprio zero, cioè veramente waterproof. Certo, dobbiamo essere sinceri, non l'abbiamo buttato in una pozza, ma non aveva senso, cioè in una piscina. L'abbiamo utilizzato sul bagnato, sul fango con le pozzanghere e quant'altro il resto. A un certo punto il fango che era rimasto all'interno del prodotto si era praticamente, aveva fatto del cemento e lo sentivamo mentre andavamo. Allora, arrivati, ci sembra, ai 400 km, abbiamo detto vabbè, apriamo e facciamo la manutenzione. È giunta l'ora, cioè ci sembra un chilometraggio interessante. Cioè, è una roba del giro d'Italia, fa 400 km. Comunque, ecco gli attrezzi che abbiamo utilizzato: cacciavite a stella, taglia media, calamita per recuperare le vitine dagli alloggiamenti un po' pesanti, fatto a cacciavite, brugola del 2,5, brugola del 3, aspetta, controlliamo se è esatto, brugola del 2,5, brugola del 3, cacciavite punta piatta piccolo, cacciavite punta piatta medio, cacciaspine, spine, e la spina è parte del prodotto, mazzette da 800 grammi, paio di guanti. Allora, azione del prodotto: qua avete una brugolina, un grano della brugola del 2,5, una brugola del 2,5, svitate il grano e picchiate con il cacciaspina dall'esterno questo pezzo, questo perno, dopo aver gettato la brugolina, il grano, e il perno viene fuori. A questo punto togliete la pedana, che nell'esattezza è questa, l'abbiamo tolto, si sfila la pedana, poi togliete questo, c'è dentro del silicone, dovete provvedere a rimetterlo, e vi appaiono quattro viti a brugola, quattro vigote a brugola del 3, quattro bulloni a brugola del 3, li smontate e si libera. Poi prendete il cacciavite medio e 1, 2, 3 e 4, scusate, 5, 6 inviti, ve li facciamo vedere meglio, spero che li vediate. Comunque, inserite qua il cacciavite in questo modo, alzate e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e si libera questo cerchio, ve lo facciamo anche vedere. Opla. Libera questo cerchio, che nell'altezza è esattamente questo, con tutte le luci LED al suo interno. Sganciate i due spinotti e lo mettete via. Poi altre quattro viti,
2, 3 e 4. Le togliete, sganciate altre 4 viti col cacciavite piano e togliete anche questo bordo esterno. Poi 2 viti, sganciate questo con queste 2 viti. Tirate fuori, sganciate la batteria, 2 spinotti e arrivate a mettere a nudo il vostro prodotto. A questo punto, giuri giuretti, ve lo facciamo vedere a nudo dall'altra parte. Minchia, quanta terra. Eccoci qua. Oppla. Eccoli come abbiamo tritato il prodottino, i 400 km di uso veramente pesante. Allora, nella realtà il prodotto è perfetto, l'unico inconveniente che è venuto a creare sono praticamente terra cemento che si è formato al suo interno consolidandosi e che raschiava contro il pneumatico. Era molto di più, ve ne avevo tenuto solo 2 pezzi, vedete esattamente qua. Il motore completamente stagno da una parte e dall'altra, il telaio completamente stagno, dove ci sono i collegamenti completamente stagno, cioè non ci sono problematiche di acqua e quant'altro, e dove c'è la centrale elettronica completamente stagno. Quindi diciamo che il prodotto ha soppesato incredibilmente il nostro test e adesso ci accingiamo a rimontarlo ed eliminare queste fastidiose incrostazioni di fango. Guardate che, cioè, alle dure, ma dure, c'è una mazzetta per aprirlo in due. Comunque questo è fango dei crossodromi italiani, quindi fate conto cosa c'è attaccato a vostro mezzo quando andate in un campo da cross. Questo è un mezzettino serio. E signori, da Sigui 9 Boot 1, spettacolare, ragazzi, ruota da 16 pollici, 30 km di autonomia, quasi 30 all'ora di velocità massima. Senti, vedi? Ecco, si è liberata. Adesso togliamo gli ultimi particolari, richiudiamo, pulitina perché ci sembra giusto e doveroso e rispettoso nei confronti del 9 Boot 1 del Segway, che si è ben comportato veramente in modo fantastico. Poi lo richiudiamo, luci da cruscotti e via per il proseguo del test long run. E signori, qua ve lo diciamo, vogliamo arrivare a 1000 km, 1000 km sia sul Segway 9 Boot 1 e sia sul Segway Mini. Vogliamo raggiungere 1000 km, stiamo usando un po' uno, un po' l'altro, vediamo in quanto tempo ce la faremo. Signori del Fero, dalla squadra corse quaddisti.it, ecco come riparare, rimontare, manutenzionare perfettamente, ma non c'è veramente nulla da manutenzionare, signori, cioè è spettacolare. Segui 9 Boot 1, un saluto dal Fero.